28 su 45 nei playoff per lui. Vediamo il secondo assegno per LeBron, il punto numero 26 di quello che è il top scorer della partita. Meno di 3 minuti, non c'è ossigeno. TD Bank Boston Garden. Ancora 7 errori liberi per Miami. Garnett castiga la difesa degli Heat che gli lascia il piazzato. 6 metri, la sua mattonella lì. Errore grave da parte Miami, lasciare lui avere questo spazio. Un po' sfidato durante tutta la partita con quel raggio di tiro Garnett, visto che aveva preso tanti tiri da vicino nel corso di gara 3. 6 punti solo in questo quarto per Garnett, linea di fondo presa da Chalmers che spara il pallone in mezzo alle gambe di Dwayne Wade, palla persa che fa malissimo al morale degli Heat. Assolutamente, 2:17 da giocare, dipende dalla... guarda qui, troppo basso, tunnel e Wade, ovviamente deve piegarsi di più, però brutto passaggio. Boston deve segnare però, Michele, se non segnano qui lasciano aperta veramente la porta. Gioca con il cronometro Reggio Rondo, siamo entrati negli ultimi 8 secondi dell'azione. Pietrus si affida a Garnett, ancora Garnett contro LeBron, gli tira in faccia alzando la parabola per evitare la stoppata. Brutto tiro, brutta azione di Boston, ha aspettato troppo tempo. Forzatura pacifica da parte di Boston ed errore. Nuovo palla del possibile pareggio per Miami. Wade un po' sfidato al tiro da parte di Rondo, si butta dentro, illumina letteralmente LeBron James, corto il suo tiro, rimbalzo offensivo di Haslem. Poi importante Haslem, ha dato loro ossigeno. Ancora LeBron James, siamo entrati negli ultimi 86 secondi della partita, salvo overtime. LeBron James illumina nell'angolo per la tripla di Chalmers che sbaglia, ma palla ancora per Miami. E qualcuno non ha strappato questo rimbalzo. Forse a Paul Pierce, ma anche se c'è il contatto, agli allenatori, ogni singolo allenatore di basket del mondo fa esercizi per prendere rimbalzi mentre si subisce contatto. Contatto lontano dalla palla, vola per le terre Chalmers, non c'è fallo. Secondo l'arbitro Willard, che era lì a due passi. Molto discusso Willard con gli arbitri. Wade con lo step back, non trova lo spazio per il tiro, Chalmers accelera all'improvviso, meno uno Miami. Bravissimo Chalmers, sta giocando benino. Un minuto, un secondo alla fine di gara 4, time out inevitabile sul parquet, ci aspettano 61 secondi di fuoco. Almeno uno. Guarda, Chalmers, un contributo importante e non mi aspettavo questo da lui. Ha difeso benino su Rajon Rondo che ha 12 punti pure lui e non ci credevo, ma neanche un po', quindi mi ha smentito Mario Chalmers, la mia valutazione. E vediamo qui adesso. 17 tiri liberi per Miami nel corso del secondo tempo. Garnett nel cuore del pitturato trova il canestro numero 12 del secondo tempo di Boston su 33 tentativi. Boston, nonostante queste pessime percentuali nella ripresa, è ancora avanti di 3 punti. Yeah, Miami gestisce la partita qua. Wade ancora la sfida con Rondo, si apre LeBron, deve prendersi la tripla del pareggio. La griffa LeBron, 89 pari. 36 secondi dalla fine. Vedete voi il cronometro, Boston deve segnare. Si gioca la stagione. Sfidato al tiro LeBron, risponde presente. Prova il lob, Rondo deve ritornare Pietrus su di lui. C'è una corsia di penetrazione per Rondo, lontano dal canestro, il fallo in attacco. Fischiato a Garnett. Si sono allacciati due, questa volta il fallo è di Garnett che rischia di compromettere la partita e la serie. Assolutamente. Assolutamente. L'ha agganciato lui. L'ha trattenuto in maniera abbastanza evidente Garnett. Sta cercando di fare il furbo, se vogliamo dire il mestiere qui, LeBron da tre. E questo rischia di essere il canestro della partita per un giocatore che viene spesso accusato di non essere decisivo nei momenti chiave del match. Qui aveva 4 metri di spazio e li ha sfruttati. Ah sì, dai a questi giocatori quel tempo, quello spazio, ciao. Adesso vediamo la gestione qui. Time out ovviamente
prima bomba scoppiata nella partita da LeBron James, 29 i suoi punti. Se vince Miami è ovviamente il migliore in campo, ma non dimentichiamoci del contributo silenzioso di Cole e della redenzione di Wade nel terzo quarto, che di fatto da solo ha rimesso in linea di galleggiamento la squadra della Florida. Ti dico una cosa, se io sono Doc Rivers tolgo Pietrus adesso, perché lui farà un errore, grande stoppata qui, però non conta niente perché Garnett fa fallo in attacco. Si decide la partita e forse Dooling, la stagione. Dooling in campo. Potrebbero essere gli ultimi 21 secondi e un decimo in partite casalinghe della storia del Big Three. No, Miami ha la partita in mano, basta gestire la palla. A chi lo daresti l'ultimo tiro? O LeBron o... do la palla a LeBron perché Dwayne Wade sta muovendo bene senza la palla. E guardate qui lo zoom che ci permette di vedere un fischio che sicuramente sarà molto molto discusso. Certo, però l'ha fatto, cioè troppo, ok? Se tu fai un gancio con il gomito, fai il gancio con proprio il braccio contro il braccio, la mano contro il polso dell'altro giocatore, è automatico, ok? Cioè, il regolamento è quello, gli arbitri hanno interpretato perfettamente. Miami gestisce la stagione. Protagonista sui due lati del campo LeBron James. Loro faranno, andremo sul commentare perché faranno, aspetteranno troppo tempo come fanno sempre per cominciare e sbaglieranno lo tempo. Dicono almeno abbiamo supplementare. Michele, te lo dico adesso. Pallone congelato nelle mani di Wade. Aspettate già troppo tempo. Esce LeBron, sarà lui probabilmente a prendere l'ultimo tiro. È già troppo tempo. LeBron contro Pietrus, raddoppiato, vicino a perdere il pallone. Haslem, il tiro della vittoria. Si va all'overtime, coach. Avevi ragione. 89 pari. Le squadre aspettano troppo, devono fare un'azione. Come si può? Solo 38 punti nel secondo tempo per Boston dopo i 61 del primo, 28 punti per Boston nel secondo tempo, 17 nel quarto quarto. Rivediamo un'azione mal consigliata, un tiro a bassissima percentuale su questo scarico improvvisato da LeBron, l'ultimo tiro nelle mani di Haslem, oscurato il cielo da parte di Garnett, si va all'overtime. Guardate lo sguardo di Spoelstra, ci credeva, ma si va all'overtime come l'anno scorso in gara 4, allora vinse proprio Miami. Vedremo se sarà così. Pausa per noi. Secondo su 4 partite della serie, anche in gara 2 si era andati all'overtime. In quel caso aveva vinto Miami, ma solo perché a un certo punto Rondo ha finito di inanellare gemme. Ha chiuso con 44 punti quella partita e segnò tutti gli 8 punti di Boston nell'overtime di gara 2. Tutta un'altra storia oggi. Abbiamo già ricordato anche il 98-90 di gara 4 dell'anno scorso, erano le semifinali della Eastern Conference. Gli Heat si portarono sul 3-1 e poi chiusero 4-1, vogliono replicare stasera. Attenzione anche alla situazione falli, problematica per tanti giocatori, anche per James, che qui con lo step back si prende il tiro contro Pietrus e sbaglia. LeBron James ha sbagliato l'azione finale, cioè ha triato addosso tre giocatori, è passato troppo tardi il bar. Miami ha cominciato lo schema troppo tardi. No, non c'era schema. Tutte le squadre vogliono palleggiare, palleggiare, palleggiare e poi non fa niente. Perché secondo me dicono, e qui... Sesto fallo per Paul Pierce, in estate. È veramente allucinante. Questi sono errori da veramente non credere. E ancora una volta, quando due giocatori si allacciano viene punito il giocatore in attacco. Esatto. Andiamo a rivedere. Figurati Battier. Figurati Battier, che è un artista. Però qui ha sentito il contatto ed è volato per terra. Il tuo uomo Battier deve adeguarti a questo. 23 punti per Paul Pierce, però di cui 18 nel primo tempo. Si è arenato completamente il talento di The Truth nel corso del secondo tempo, in questo inizio di supplementare, ma praticamente non l'ha giocato. Ha giocato solo 38 secondi nell'overtime. E attenzione alla situazione falli, guardate il resto dei giocatori a quota 5. James per Wade contro Daniels. Ancora il pallone rimesso a disposizione di Wade, sfida l'ex Indiana Pacers, gli tira in faccia il ferro a dire di no a Wade. Allora, buona idea mettere Marquise Daniels, che è uno che si impegna in difesa senza fare troppi falli stupidi come Pietrus.
si butta dentro Rondo, Ray Allen, l'estra pass per Pietrus, rifiuta il tiro, poi